Quindi, ecco, quindi anche queste sono cose ingannevoli, quindi l'aspetto. L'altro invece, quindi quello che ricordo implicitamente al demonio senza saperlo, se vai da sti manga, cartomanti, in qualche maniera è il diavolo che ti parla, no? Ma vi sono però quelli che ricorrono espressamente al demonio per conoscere cose occulte o future, come fa ad esempio il re Saul, e sono quelli che si mettono in commercio diretto con lui per mezzo di quello che si chiama spiritismo. Bisogna che si aprirebbe una parentesi abbastanza vasta, però diamo solo un cenno. Lo spiritismo è la superstizione che si pratica da coloro che fanno comparire gli spiriti e li interrogano per venire a cognizione di ciò che umanamente non potrebbero sapere. Diverse persone si riuniscono in una seduta, detta spiritica, per mezzo di un medio, una persona che fa il mestiere, insomma, cade in letargo, evocano gli spiriti dell'altro mondo, i quali realmente compaiono e danno solo la presenza, rispondono alle domande, risolvono questioni, vengono segreti, operano addirittura cose straordinarie. Cosa pensare di questo? Ammettendo che in alcuni casi vi sia il trucco, no, dei tavolini che facevano così, qualche volta erano anche dei trucchi, sì, però ci sono dei fatti reali indiscutibili, specialmente fatti anche da persone competentissime, incapaci di mentire. Allora, come spiegare questi fatti? Intervengono in questo caso i spiriti beati? Invocami San Domenico, San Francesco, voglio San Francescano, voglio conoscere San Francesco d'Assisi, voglio che mi dica cosa San Francesco mi deve dire se nel mio futuro, se starò in missione, se starò qui, se andrò là, cosa farò, no. E pensate che viene San Francesco, se io vado a fare lo spirito, viene San Francesco da parte di Dio a dirmi, guarda, Renato, sì, non ti preoccupare, starai ancora un po' a Mindoro, poi andrai in Afghanistan. Vabbè, dove vorrà Dio. Però ecco, non è così, no? Quindi non sono angeli, persone, voglio parlare con mio nonno, col mio fratello che mi ha defunto, c'è anche quelli purtroppo un altro aspetto che mettono, ho conosciuto anche una signora, lì c'è il dolore quindi va rispettato, però dico nel cimitero metti la cassetta, quando c'erano ancora le cassette, l'accendevi, si registrava a vuoto, dopo si sentivano delle voci, no? E si sentivano le voci dei propri cari. Perché era morto il figlio, poi ho detto, io conosco, ho giocato anche calcio con me, questo ragazzo che è morto in incidente di moto, e lei, ovviamente la mamma, perde un figlio, comunque un dolore immenso, e lei però gli avevano consigliato di fare questo, lei metteva queste cassette qua e sentiva la voce del figlio, quindi sto bene, non ti preoccupare, ti voglio bene, queste cose qua, e vabbè, lei si consolava, quindi io rispetto il dolore, però ovviamente era il figlio che gli parlava, no, perché Dio non permette questo. Non permette, può permettere se vuole un'apparizione come è successo, che sono poi anche Mari nel sogno, in questo caso, ecco Mari ti viene nel sogno, il figlio ti dice, guarda mamma, stai tranquillo, sto mettendo a preoccupare, sì, perché il sogno è un mezzo, diciamo, ordinato, che Dio può anche parlarti in questo, ma se tu vai dal spiritismo, dal mago, eccetera, che gli dice, io ho in abominio questi qua, e ovviamente non può essere lui, ecco, ed è questo condannato severamente dalla Chiesa, proibisce sotto grave pena non solo dare il nome alle società spiritiche, ma esercitare anche questo mestiere e anche di intervenirvi. Questo è un decreto Sant'Uffizio del 1917, quindi divieto assoluto di andare a parte su cose spiritiche, eccetera, eccetera. E poi ripeto, oltre il divieto fa il peccato, lì arriva mente di spiriti, mi ricordo anche a Rammare, la mia amica, ha fatto tutta spiritica, non saputo dopo, lì, e dopo è andato un po' in difficoltà, capisci? Vedeva degli occhi, vedeva insomma delle cose, dei rumori, una volta insomma tante cose che lei era terrorizzata, e passi, presenze, cose del genere, perché io personalmente ho confessato a una ragazza che questa faceva il pendolino da sola per avere le risposte, non faceva per gli altri, lo faceva solo per lei, voleva avere le risposte, quindi un altro mezzo non consentito da Dio, e lo faceva per sé, corso deve le presenze in casa, ombre, presenze, rumori, e me l'hanno portata che era terrorizzata, ma poi sentì un po', allora adesso butta via tutto, confessione generale, senza dare il dettaglio della confessione, è tornata dopo più di mani di padre, ma è stata felice in vita mia, ha fatto come ha detto lei, ha buttato via tutto, ha parlato con mia insomma, è successo da tutto quanto bene, papà la abbracciava, ritorno, sparita, insomma, sono un po' impersonali i dettagli, però è andato tutto quanto bene, ha rotto con il peccato, tu se vuoi liberare queste presenze, devi confessare, chiedere perdono a Dio, rinunciare a questo, buttare via queste cose qua, e mettere a posto anche 10 comandamenti, fare una confessione generale, allora vedrai che andrà meglio. Infatti dopo, tornata dopo un mese, fa un benedire l'acqua eccetera, contentissimo, tutto a posto e via dicendo. Quindi ecco, questo però faceva il pendolino da sola.
Ecco. Quindi questo si va diretto al demonio, ma se è un'altra specie di superstizione si differenzia dalla divinazione, anche se parla dello stesso principio, quello che si dice vana osservanza. Si pecca di vana osservanza quando si pretende di conseguire certi effetti con mezzi non stabiliti da Dio e non proporzionati. Quindi la divinazione e la vana osservanza si differenziano in questo, che in quella si tratta di conoscere il futuro e l'ignoto, in questo di ottenere altri effetti pratici. E spieghiamo. Uno, per esempio, intanto l'astrologo di che morte morirà. Che peccato è questo di divinazione? Perché pretende di conoscere il futuro dagli uomini, mentre il futuro lo sa solamente Dio. Un altro, invece, per non morire di colpo apoplettico o di infarto, porta sempre addosso una certa preghiera e si tiene certo che questa preghiera lo salverà dall'apoplessia. Che peccato commette? Peccato di vana osservanza, perché per ottenere l'effetto usa questo mezzo di portare con sé quella carta, mentre si non ha mai promesso che portando quella carta non si morirà di apoplessia. C'è scritto nella Bibbia, da qualche parte, no, quindi non è che tu porti una determinata, porto il Padre Nostro addosso, scritto così, quindi porto il Padre Nostro, io non muoio, sono sicuro di non morire di infarto o di morte improvvisa, di cose eccetera, perché porto la preghiera del Padre Nostro qua, sta scritto da qualche parte, no, quindi ecco, vana osservanza. E perciò peccato di vana osservanza servisse, come fanno alcuni o alcuni, di certi segni o parole insignificanti per ottenere da Dio aiuti e favori. Per esempio anche aspettare un certo numero di candele accese davanti all'immagine prodigiosa è un effetto infallibile. Se io davanti all'immagine della Madonna, di Sant'Antonio, di chi volete, della Santissima Trinità, metto tre candele, una per la Trinità, una per il Padre, per lo Spirito Santo, infallibilmente mio marito si converte, o se no troverò lavoro, eccetera, eccetera. Dove sta scritto? Su una parte, quindi perfetto. E vanno osservanti di tenere più che l'erba, perché raccolti quel dato giorno in un determinato luogo, abbia un'efficacia, naturalmente non ha, ed acquista il di produrre effetti straordinari. Se io la sera di San Giovanni Battista metto fuori questa ortica, se io poi me la strofino e guarisco da questa cosa qua, invece magari forse ti viene il rossore, magari ti bruciano, per dire. Quindi un effetto magari ce l'ha. E va in osservanza avere come segno di disgrazia l'altura di un cristallo. Mi è caduto il sale, mi si è rotto lo specchio, mi è passato il gatto nero, sono passato sotto la scala. Di queste cose, no, ce ne sono capitate, perché no, si è detto il gatto nero. Mi ricordo una volta mi ero fermato anch'io, aspettavo di un'altra macchina ancora prima di entrare in convento, perché senti sta roba qua, e mi dice non si sa mai, mi fermo, faccio passare quell'altro, dice. Però sono sciocchezze, insomma, no? Per dire, no? Come non cominciare un viaggio di venerdì quando si è 13 a mensa, no, 13 non va bene, allora bisogna che, senti, tu sei di troppo, vai a casa, mi spiace, ti do i soldi, ma di mangiare una pizza perché non si può stare in 13 a tavola. E vabbè, insomma, dove sta scritto, no? Un'altra invece, che è una cosa che capitate sicuramente, è anche questa buona baggianata, le catene di San delle Catene, no? Ti arriva, ecco, recita questa preghiera, se la darai a 10 persone otterrai un miracolo, se invece non lo farai ti capiterà una disgrazia. Capitate che a voi sui cellulari starebbe qua, no? Cosa fa uno? Dice, beh, io la mando, non si sa mai, no? No, non bisogna mandarla, perché è una sciocchezza, tu alimenti sta sciocchezza qua, cioè, proprio, è chiaro che è una baggianata. Ma se dai questa preghiera alla Madonna sicuro, ma riparte anche bene, poi capisci, ma dai, poi che va a finire queste cose qua, se lo mandi 10 persone avrai la grazia che chiedi, se no tu interrompi questa catena, sarai colpevole, responsabile, rompendo questa catena, ma proprio roba così c'è scritta, no, mamma mia, dopo la... Quindi qualche volta anch'io prima mi arrivavo e ti dico, ma non si sa mai, dopo dici, dopo la conversione, scusa, da sacerdote, da frate, ti dicono, guarda, qualcuno ti guarda gentilmente, no, con carità gli spiego, guarda, queste non è che così, che sono il Signore ti ascolta, eccetera, no? Ecco, magari poi non pregano, ma a messa, non fa queste qua, però questa qua sì, se ne faccio 10 volte e funziona, no? Quindi, ecco, un effetto, se cioè anche quando sta scritto da nessuna parte, no? Mentre la Madonna Fatima, mentre recitate il rosario di giorno, se volete fermare, si può ottenere anche di fermare la guerra con la legge del rosario. Ecco, lì l'ha detto lei nell'apparizione, per caso mai iniziato il rosario di giorni, quello sì, ma non è automatico, se tu lo fai automaticamente per ottenere la grazia, quindi fatelo per ottenere, ma non è proprio così come metto la moneta, premio il prodotto e mi esce, no? Cioè, quindi... Ecco, quindi
Tutte queste altre simili sono superstizioni belle e buone, perché in esse non va alcuna, ripeto, proporzione tra causa e effetto. E se c'è un effetto, viene dal diavolo, non da Dio. Quindi sono avanzi di idolatria e di paganesimo e non sono esenti da peccato, ma anche non c'è ignoranza. Molto spesso per ignoranza si fanno queste cose qua, allora c'è peccato materiale non formale. Ma ripeto, noi dobbiamo, perché anche ammonire i peccatori, consigliare i dubbiosi, insegnare ignoranti su quelle opere di misericordia corporale che siamo tenuti a fare per carità alle persone, no? Guardiamoci da queste cose che portano non solo a creare confusione, ma ripeto, se noi andiamo avanti con queste cose dei maghi, quando si entra in questo aspetto esoterico, questa parte qua, lì può essere anche molto pericoloso. Ripeto, partecipando agli esorcismi, ne ho visto tante volte di queste cose qua, no? Gli effetti proprio, no? Ecco, quindi questo vale anche contro la nostra fede, perché siamo il diavolo che sta confusione qua, perché annacqua la nostra fede, la fiducia in Dio come unico, ecco, da amare, e anche se io una risposta, se io ti prego per avere il lavoro, ti prego per la guarigione, ma io prego, faccio quello che posso, ma aspetto la risposta. Lui, abbiamo visto anche oggi, no? Il fatto della preghiera del Padre nostro, insomma, no? Quindi, insomma, noi chiediamo, si è fatta la tua volontà, quindi la tua volontà, io non so com'è, ma io mi fido di te perché tu sei padre, e quindi tu sei un padre amoroso e io ho fiducia in te che tu vuoi il maggior bene per me. Quindi io ti chiedo, perché chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto, io chiedo, busso, cerco per trovare, però poi la clausola ce l'ha insegnata Gesù Getsemani: padre, non sia fatta la mia ma la tua volontà. E nel Padre nostro gli ha insegnato: padre nostro, sia fatta la tua volontà, come in cielo, come si fa in cielo, anche sulla terra deve essere fatta la tua volontà, che è sempre volontà di bene, ma soprattutto bene per l'anima in vista della vita eterna. Quindi anche una malattia, una perdita di lavoro, questa cosa qua potrebbe essere la permissione del Signore per un maggior bene spirituale che non comprendiamo subito, ma potremo comprendere dopo e magari anche senz'altro ringraziare. Arriviamo al sacrilegio, di chiudere, ecco, questo peccato, questo comandamento, questo gravissimo peccato che fu anche questo contro il primo comandamento. Cos'è il sacrilegio? È la profanazione di una persona, di un luogo o di una cosa consacrata a Dio, col trattare indegnamente o le persone o le cose o luoghi consacrati al suo culto. Quindi tre sorti di sacrilegio: personale, locale e reale. E sacrilegio personale fa violenza a una persona consacrata a Dio, profanando in qualche maniera, calpestandone il carattere. Picchio un sacerdote, in quanto sacerdote, ecco, faccio sacrilegio perché è consacrato a Dio, no? E questo si commette secondo i sacri canoni, specialmente in tre modi: commettere violentemente le mani addosso a una persona sacra, col citare questa persona dinanzi a un tribunale secolare senza permesso o autorità ecclesiastica, o col violare la castità con atti illeciti. Quindi questo riguarda il sacrilegio personale. Poi, sacrilegio locale, il compito di un'azione esterna che formalmente disdice riverenza dovuta ai luoghi dedicati al culto di Dio, chiese, altari, cimiteri. Abbiamo visto qua con un cavallo, con i maiali, queste cose qua, sporco, con brutto, con l'estintore, queste cose per profanare. Faccio sacrilegio, questo è un luogo di vito al culto consacrato a Dio. Le croci non sono il segno della consacrazione, quindi consacrato a Dio, quindi abbiamo visto che è sacro, separato ciò che è profano, quindi destinato all'uso divino. Adesso vedremo anche l'esempio biblico, no? A riguardo, per esempio, chi ruba in chiesa, chi fa dei danni in altare, un cimitero, o che fa in questi luoghi discorsi usciti o compiati peccaminosi, si fa reo di sacrilegio locale. Rubare, peccato contro il settimo comandamento, mi sembra, no? Se ruba in chiesa diventa sacrilegio, perché in chiesa è il luogo di culto, no? Quindi è più grave. Se io do uno schiaffo, per dire, allo spazzacamino, un brutto gesto, ok. Se lo do al sindaco, è più grave perché c'è la dignità. Se lo do al sacerdote, al papa, insomma, più cresce la dignità della persona, più grave l'offesa data. Ecco che allora a Dio, quando si fa un peccato a Dio, che era un peccato, c'è una malizia quasi infinita, ecco allora io faccio un peccato gravissimo quando profano un luogo di culto perché voglio disprezzare Dio, no? Quindi non va bene dare lo schiaffo quando non c'è motivo di darlo, però tanto maggiore la dignità della persona offesa, tanto maggiore è l'offesa, giusto?
ecco, quindi so che, ma anche, siccome è di sacrilegio, trattando irriverentemente le immagini sacre, poi vedremo degli episodi, le reliquie dei santi, convertendo in usi profani i vasi sacri, come i calici, le patene, le pissidi, le suppellette di sacre, come i paramenti, pure anche i beni di ogni specie che sono appartenenti alla Chiesa. Poi il maggior sacrilegio reale, senza dubbio, è quello di ricevere degnamente un sacramento dei vivi, particolarmente Santissima Eucaristia, come fanno anche i satanisti, che rubano le ostie consacrate per i loro riti satanici. Ho letto due libri, due persone che sono uscite dalle sette, un in particolare a Tosto, e cosa fanno con le ostie, insomma, non si può raccontarne. Allora, e quale peccato ha in sé il sacrilegio? Se l'irriverenza che si fa alle cose sacre è in sé una cosa leggera, potrebbe essere un peccato veniale, ma se l'atto che si commette una certa gravità, il sacrilegio diventa un enorme peccato, perché con esso si reca un'ingiuria gravissima a Dio, profanando le cose che a lui particolarmente appartengono. Quindi non è la cosa in se stessa, ma perché è adibita al culto divino, no? Così l'ingiuria fatta al ministro del re, alla casa del re, alle leggi, alle immagini, alle vesti del re, ridonda nel re stesso. Così la profanazione che si fa delle persone, delle cose, dei luoghi che sono di Dio, ridonda a Dio stesso. Questo peccato, un sacrilegio, punito severamente dalla Chiesa, più punito severamente da Dio, come abbiamo alcuni fatti della Sacra Scrittura, e ricordiamo un fatto, giusto per dirne uno, quello del re Baldassarre. Quando Nabucodonosor prese già di Gerusalemme e conduce in schiavitù il popolo di Giuda, portò via anche i vasi sacri del Tempio del Signore. Baldassare, che era succeduto al trono, osò profanare quei vasi nel modo più indegno. Un giorno, avendo dato un banchetto ai grandi del suo regno, come segno di disprezzo e quindi di sfida contro Dio, volle bere egli e i compagni in questi vasi, beffandosi degli ebrei del loro signore. Ma mentre si compiva il sacrilegio, ecco apparire sulla parete di fronte al re una mano misteriosa che, con raccapriccio di tutti gli astanti, scrisse queste tre parole: «Mene tekel peresh». Attrito a questa vista, Baldassare cominciò a tremare, chiamò tutti i suoi sapienti, cosa è successo, nessuno sapeva niente, lo chiamano Daniele, era Daniele, dice così, che era arrestato, lo chiamano. Quello scritto monarca contiene la condanna della tua impietà, cui oggi hai posto il colmo con la profanazione dei vasi sacri. Quelle parole significano: Mene, che il tuo regno è finito, Tekel, che fosti posto sulla bilancia, trovato mancante, Peres, che il tuo regno sarà diviso, dato ai Medi e ai Persiani. Così infatti avvenne, quella stessa notte i Medi assediarono Babilonia e si impadronirono della città. Baldassare fu trucidato e il suo regno diviso. Ecco come Dio punì il profanatore sacrilego. Conclusione, poi 3-4 esempi simpatici, tra virgolette, di queste cose qua. Molti e molti altri sarebbero i peccati contrari al primo comandamento, come la tentazione di Dio, cioè tentare Dio. Come Gesù ha detto, butta digiuno agli angeli, ti sorreggeranno, eccetera. Io mi butto, faccio qualcosa, tanto Dio mi proteggerà. No, questo è un tentare Dio. La simonia, ossia la compra vendita delle cose spirituali. Simon Mago voleva comprare il dono di guarigione dagli apostoli. No. L'irreligiosità, ossia il disprezzo delle cose sacre. La divisione di sacerdoti, delle persone che vanno in chiesa, dei riti, delle funzioni ecclesiastiche, vi dicendo. Ma basta che voi riteniate questo, che qualunque cosa, qualunque azione che ridondi a disonore di Dio, del suo culto, della sua religione, che sia scabile con rispetto che dobbiamo alle cose sante, viene proibita severamente in questo comandamento. Quindi la sintesi di tutto questo. Impariamo dunque a nutrire la più alta stima di tutto ciò che riguarda la religione, il suo culto e la sua pratica. Guardiamoci attentamente non solo da tutte le superstizioni e profanazioni gravi, ma anche da tutte quelle irriverenze e quegli abusi che sembrano a prima vista cose leggere, mentre in realtà ridondano sempre a scapito della pietà e dell'onore di Dio. Amiamo in una parola, rispettiamo e pratichiamo sinceramente la religione, qui sta il primo, più grande di tutti i nostri doveri, come pure la base della nostra felicità. Ora, un paio, qualche episodio, no? Quindi sono qualche storietta che va a confermare quello che abbiamo detto, no? Guarda, amuleti, talismani, non ne ho segnate, sono diverse, ne ho segnate 2, 3, 4. A proposito degli amuleti che si vedono oggi con gli spesi automobili, non so, il corno, no? Napoletani, marano il cornetto, queste cose qua, quando c'è il corno, comincia il rosario, la croce, si sa mai, insomma, che qualcuno mi ascolta, no? Ecco, allora, c'è stata una volta gli automobilisti radunati a Padova per la benedizione antoniana delle macchine di fronte a Sant'Antonio, insomma c'è la benedizione delle macchine.
Era vescovo di Padova, Monsignor Eli della Costa, che è aperto a causa di beatificazione, mi sembra di essere servo di Dio, che è stato anche cardinale arcivescovo di Firenze, che diceva, senza tante parole: religione e superstizione non possono stare assieme, e non può stare assieme la mia imminente benedizione e le vostre macchine con quei ridicoli sciocchi porto fortuna che troppo spesso vi si vedono appesi. Per la vostra serietà stessa vi dovete togliere quei fantocci, quegli amuleti, quegli aggeggi caricaturali. Franche parole che valgono soltanto per gli automobilisti, la radunati, ma anche per tutti gli altri, anche per quelli che vanno a piedi. La superstizione è segno di mancanza di fiducia nella religione, in Dio, e nell'aver perso il senso della pratica. Siamo nel giugno 1932. Adesso episodi particolari. L'ultima cena. Sentite questo. Un certo Samuele Tommaso di Yankintown, il 4 gennaio 1885, dava in un sobborgo di Filadelfia, negli Stati Uniti d'America, un banchetto ai suoi amici. Durante il pranzo, uno dei convitati esclamò: «Vedi combinazione, siamo in 13, proprio come l'ultima cena di Cristo!» Risi e applausi accolsero queste parole e Tommaso, andando più oltre nella sacrilega allusione, disse: «Io sono il Cristo e questi, additando dei convitati, è Giuda Iscariota». Quindi prese un pane e lo spezzò e divise tra i convitati, facendo sacrilega parodia dell'Augustissimo Sacramento Eucaristico, ed accompagnò questo atto con considerevole bestemmie che i medesimi commensali rimasero altamente scandalizzati. Quando ecco, ad un tratto, lo si vide impallidire, alzare la mano alla fronte e accusare un fortissimo dolore di capo, col dire: «Ho ricevuto una terribile percossa alla testa, credo che questa sarà per me l'ultima cena». Mentre agli astanti si andava in danno cercando origine a causa del suo male, si ritirava dalla sala e si poneva a letto licenziando amici domestici: «Non sto bene, vado a letto». La mattina seguente si trovò freddo cadavere, col volto orribilmente contratto da un riso satanico e gli occhi aperti e fissi con espressione di orrore verso un oggetto che però non era degli altri veduto. Guai ai sacrileghi, con Dio non si scherza. Altro episodio, titolo «Tremendo flagello». Tutti ricordano, noi no, perché questo nave, però comunque c'è stata una tremenda eruzione vulcanica del Monte Pelé, vulcano dell'isola Martinica, una delle piccole Antille in America, che nel maggio 1902 distrusse completamente la parte nord dell'isola e soprattutto la città di Saint-Pierre, per quanto natura vulcanica dell'isola spieghi la gravissima catastrofe. Tuttavia, a tutti i ben pensanti, appare chiaro che questo fu un castigo di Dio per le impietà commesse nello stesso anno nella stessa isola. Quindi, vabbè, è stato un episodio, però ho detto, chi era lì, adesso sentiamo. Narrò un missionario tedesco dell'isola della Trinità, non molto lontano da Martinica, che il venerdì santo di quell'anno 1902, il popolaccio di Saint-Pierre ebbe l'impietà sfrontata di mettere sulla croce un animale immondo. Cioè, nel di santo metto un maiale in croce, per dire, no? Un asino, non so. E al giorno di Pasqua ne mandò un altro per la città dicendo che il morto era risorto, scadendo così satanicamente i nostri augusti misteri. Capito? Quindi nel di santo un maiale, un asino, e poi in domenica sto asino, sto maiale, corre in Dio, è risorto. Per la festa dell'Ascensione era annunciata la replica della scena parodia, preparata da visi, scritte sacrileghe sui muri, eccetera, ma il calcio di iniquità doveva essere colmo e l'ira di Dio non permise di essere più lungo provocata. L'8 maggio, quindi la stessa festa dell'Ascensione, quella città venne letteralmente sepolta sotto le ceneri della lava del vulcano Pelé e 40.000 furono le vittime della spaventosa eruzione in meno di un quarto d'ora. Coincidenza? Ma penso di no. Altra ultima cosa, che sono due episodi non rivoluzionari sacrileghi. Tutti conoscono, queste sì, purtroppo, le vandaliche sacrileghe geste dei rivoluzionari spagnoli della guerra 36-39 e l'instaurazione della Repubblica Socialista, che sboccò poi nella rivoluzione comunista nella guerra civile. E tutti ricorderanno, comunque chi non sa la storia, il sacrilego attentato contro il celebre crocifisso di Mecca a Malaga, opera di un grande pregio artistico, ma non tutti conosceranno forse che l'autore di quel delitto fosse veramente colpito dal Signore, perché ovviamente la televisione, i giornali dicono mica questa cosa qua, no? Ecco il fatto. Nella chiesa dove si trovava il famoso crocifisso,
Quattro disgraziati rivoluzionari lo tolsero dal luogo dove era e lo trascinarono nella via. Uno di essi spezzò il volto divino e ogni volta che in seguito si provava a dargli nuovi colpi dava indietro volontariamente, come se fosse scosso una forza misteriosa. Si volse ai suoi compagni dicendo loro: rivoltatelo, mettete quella faccia a terra, perché pare che mi guardi in una maniera. Terminata l'orribile impresa, si diresse all'osteria e, sopraggiunta la notte, se ne tornarono a casa. Colui che aveva distrutto il crocifisso, trovandosi nella via, disse: che notte oscura, non si vede un bel nulla. Va là, questa notte è chiarissima, disposero uno di loro. Lungo tragitto non si parlò più, tutti furono le loro case. Si coricarono stanche la loro opera. Il giorno dopo, non alzandosi colui che aveva distrutto l'immagine, la madre corse a chiamarlo ed aprendo la finestra gli disse: alzati, che è tardi, guarda che bella giornata. Il figlio aprì gli occhi, ma non vedendo il bel giorno di cui gli parlava la madre, si sedette nervoso sul letto. Dopo di essersi stropicciati gli occhi, con forza disse: non so che cosa abbia negli occhi. Si alzò ancora più eccitato, dicendo a sua madre che lo conducesse alla finestra perché non vedeva. Così fece e, guardando verso il firmamento, domandò tutto convulso: e dov'è il sole che non lo vedo? Convinto che non ci vedeva più, cade nelle braccia della madre, esclamando con gemiti: mamma, sono cieco. Questi 4 marzo 1933. Ecco un altro fatto avvenuto a Siviglia durante gli stessi moti rivoluzionari. Ecco come raccontava il Corriere della Sera. Alle 2 del pomeriggio, un migliaio di persone, dopo aver completamente svaleggiato un negozio di armaiolo, si riversava verso la chiesa dei Carmelitani. La chiesa era quasi deserta, solo pochi fedeli erano in ginocchio dinanzi alle venerate immagini del Carmelo, intorno alla quale ardevano centinaia di lampade di ceri. All'approssimarsi gli assalitori, i chierici che si trovavano nel tempio sono affrettati a sprangare alle porte, ma la moltitudine ha preso d'assalto gli accessi alla sacrestia, da dove ha sfondato una porta laterale, ha invaso la chiesa appiccando il fuoco all'organo, all'altare maggiore, alla storica cappella della Vergine. L'opera di vandalismo e di distruzione si è svolta con tale rapidità che non è possibile ricostruire nei suoi precisi particolari l'episodio sacrilego che ha portato alla distruzione della famosa immagine. Mentre i fedeli fuggivano da ogni parte, levando gridi di terrore, un gruppo di vandali è salito sull'altare calpestando messali e oggetti sacri, e tirato giù dalla nicchia la statua famosa, come se ecco ti va a salire qua, della famosa, distruggendola in mille pezzi. Uno dei profanatori, impossessatosi della testa della Vergine, l'ha levata sulla folla pronunziando parole di estremo oltraggio. Ma a un certo punto, secondo quanto racconta il testimone oculare, il vandalo avrebbe levato un nulo di orrore e si sarebbe battuto esanime al suolo, fulminato con un colpo apoplettico. A questa tremenda scena, alte grida sono levate verso la volta del tempio e la folla di profanatori, presa da un improvviso panico, si è data alla fuga, mentre i fedeli si gettavano al suolo gridando al miracolo. Lo sciagurato vandalo giaceva ai piedi di una colonna con gli occhi sbarrati in estremo spasimo della morte e le mani rigidite che tenevano ancora stretta la testa della statua. La voce del miracolo diffusa in tutta la città ha suscitato profonde emozioni. I negozi e gli esercizi pubblici hanno abbassato saracineschi, i portoni delle case sono stati chiusi e molte abitazioni private hanno sprangato anche le finestre e le porte. Quindi ecco uno dei episodi, no? Insomma, ecco, e tanti altri si potrebbero raccontare. Ecco che il Signore a volte non permette questo, ci dà delle lezioni chiare per capire, ecco, che c'è un limite che Lui non permette, sorpassiamo, e se lo permette dopo saremo puliti al di là, però a volte fa capire che, insomma, quando uno fa certi sacrileggi, intervento su, cioè per dire non è legge, un'offesa gravissima, è una cosa grave quella che fai, perché la gente, insomma, si converte, non lo faccia più. Allora, in conclusione chiediamo la grazia, ecco, al Signore di amarlo, di onorarlo sempre, di non cadere in queste superstizioni, di andare di maghi e cartomanti, volere una via particolare per vedere risposte, ma invece di avere fiducia a Lui, come risponde il Padre nostro. Padre nostro, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Tutto è implicito nel Padre nostro, beni materiali, beni spirituali. In quel pane quotidiano c'è tutto, i nostri bisogni che abbiamo, ma chiediamo anche che non ci permetta, che scombiamo la tentazione e siamo liberati dal male, dal maligno. Quindi lodiamo, lo santifichiamo, chiediamo tutto. Allora affidiamo proprio in questo, chiediamo per la grazia di saperlo onorare come conviene, sia nella preghiera, visto nel culto interno, nel culto esterno, rispettando i luoghi santi, per dimostrare che noi, ecco, il Signore lo adoriamo, lo riconosciamo come nostro unico Signore, e quindi, ecco, vogliamo davvero
essere pii, devoti, e anche difendere nelle immagini sacre, insomma, difendendo anche il Vangelo, difendendo la verità di Cristo da coloro che insomma non lo conoscono o che lo oltraggiano o che lo combattono. Dice: Signore, perdono perché non sanno quello che fanno. Io però che siamo nella verità, sappiamo di essere nella verità, chiediamo Signore, ecco, di essere perseveranti, di essere consacrati nella verità, come nella preghiera di San Giovanni, capitolo 17, non consacri nella verità, di restare nella verità che è Lui stesso, e di perseverare in questa verità, perché chi persevererà sino alla fine sarà salvo, dice il Signore. Finiamo tutto questo con lei che ci ha donato, nostra madre, Gesù ci ha donato sulla croce.